Buonasera, inauguriamo questa sera un nuovo assedio di giornata di Voce TV con il Presidente della Provincia Antonio Contangelo e il Presidente del Consiglio Provinciale Luigi Nestori. Il Presidente del Consiglio Provinciale che era qui anche quando Roberto Simonetti riprendeva diciamo, le mosse della passata e della scorsa consigliatura, oggi però abbiamo questa struttura, una sede molto più bella, funzionale e forse che la metterà in grado di esercitare la sua funzione correttamente. Sì, in effetti da quando è partito questo progetto credo che siano stati fatti notevoli passi in avanti ed oggi anche dal punto di vista tecnico la web TV della provincia di Napoli si presenta veramente come una TV professionale che naturalmente utilizza il canale di internet per trasmettere la propria immagine ma che è tecnicamente in condizione eventualmente anche di poter utilizzare l'etere il satellite non digitale terrestre. Detto questo, credo che la cosa più importante è che, soprattutto sotto l'aspetto dell'isolamento sociale, questa web TV è cresciuta perché sempre più si propone come elemento di congiunzione tra il territorio e l'amministrazione provinciale, che mostra anche attraverso questo la volontà di continuamente interagire con il territorio. In questa web TV, anche in questi ultimi mesi, abbiamo spesso ospitato autori di libri che venivano qui a presentare le loro opere, abbiamo avuto spesso studenti che anche attraverso piccoli stage sono venuti qui da noi e hanno lavorato e hanno quindi appreso anche come si organizza, come funziona una web TV e soprattutto mi sembra che sia sempre una cosa utile da ricordare che la provincia di Napoli praticamente abbiamo iniziato tutto questo utilizzando e valorizzando semplicemente le professionalità interne all'amministrazione. Quindi non ci sono consulenti, noi utilizziamo i nostri dipendenti, tra i nostri dipendenti ci sono giornalisti, ci sono tecnici, ci sono maestranze che hanno messo in condizione questa web TV di non solo di funzionare, ma anche di funzionare in maniera dal punto di vista della qualità, garantendo prodotti veramente altissimo livello. Del resto sul sito della rete civile della Contrano sono visibili anche attraverso tutti i canali tematici che sono oggi a me. Ecco, la rete civile della Contrano, ricordiamo che nasce appunto da questa iniziativa che raccoglie con sé già 50 comuni, associazioni, enti, istituzioni di vari livelli. Quindi si presenta in luce come la web della città metropolitana. In che modo diciamo, possono essere collegate queste due iniziative? Luigi diceva bene, infatti che questa TV che è nata in Napoli, che l'aspetto di questo anno anche qui possa servire fondamentalmente per un collante tra quella che è la realtà di Napoli Sotterra, la sua istituzione con tutti i comuni sotterranei. L'abbiamo fatto già con tanti comuni, invece a pagare il suo futuro di attivo con questo perché questo collegamento possa toccare tutti. E questo per più ragioni. Riferimento alla metropolitana, è un nome che si può fare di area metropolitana oramai quotidianamente, spesso anche in modo superficiale da parte di alcuni di noi conoscenti, ma saranno reali e potenziali conseguenze di questo fenomeno che oramai è partito, che sta per fare una strada veloce, non quella che ne vorremmo, ma che è stata stagionata con le culture, per insegnare ai nostri compiti e ai nostri corsi. Invece stiamo rispondendo invece a un desiderio di qualcuno. A tutti questi arrivare a disegnare una realtà senza aver prima ridisegnato il futuro della struttura della macchina di socialità. Noi sappiamo che questa TV possa essere un simpatico quindi forse il primo esempio con cui si chiama il problema. Diciamo che sia il primo progetto che dice di mai non vogliamo invece non c'è, so che per questo l'Inci ha portato, ha combattuto, facciamo con alcune, noi non difendiamo l'Inci in quanto tale come provincia di Napoli. Noi dipendiamo per il lavoro che tanti nostri collaboratori in provincia fanno quotidianamente, che riescono a preservare le nostre strade, il nostro studio, l'ambiente in genere, con il sacrificio di tutti i nostri dipendenti. E quindi voglio dire, abbiamo bisogno che sappiamo con decisione verso quale strada noi ci incamminiamo, verso quale punto di arrivo. A noi c'è troppa incertezza, quindi la domanda sull'area metropolitana non mi scuota un po'. Ritornando
sembra che sono anche questo battesimo che si mostra sempre ufficiale, che come dicevo prima, è anche una parte bella della nostra cioè nell'ingresso, nell'inventare questo dettaglio, hanno l'idea com'è così concretamente della polizia, dell'apertura, di uno spazio di istruzione della città, delle proteste, mi auguro anche perché molto dei complimenti, per cui affrontare il ministro già e il ministro già in tempo. Voi fate già un ottimo lavoro, anche perché mi sono andato a guardare la fiscia dello stesso immagino del ministro, so cosa che serve, che è ricchissimo, della cultura, che fa conoscere il mondo lo stesso viene giudicato senza che questa riuscita di battaglia. Voi fate un'opera mentoria, per esempio, non c'è giornalisti, rendete conoscibile le vostre attività, quelle sbagliate, come fatte in modo culturale, in modo buono per la città di Manchester. Quindi mi auguro che questo salato, questa unione che c'è, l'unione della provincia, della città, e come città stessa, e come la principale città di Manchester, di cui la regione, possa essere investita, possa essere investita. Un rapporto che possa servire utilmente a chi utilizza il campo. Dottore, per concludo, padre, due bambini, uno di 16 anni, uno di 14 anni, è totalmente realtà del genere, quella del computer, e quella di un giovane su cui si può un attimo con la notizia, poi di fare una ricerca sua, di quelle, ma poi c'è anche questo caso, è totalmente la mia. Se non a caso, di combattere il cuore, in questo devo anche fare una pensamento, non c'è stato un passato di nostro consiglio provinciale, che soddisfazione quando la mia unificazione, la nostra TV è stata, ci sarà chiesta formalmente dell'atto di questo che si svolge, ci sarà chiesto che fosse la nostra TV a riprendere e a mandare in azione la tutte quelle che abbiamo diciamo di dibattito, della giornata in diretta stessa, è stato quando di nuovo voglio incredibile, forse da questa sera mi piace andare in atto, ringraziare anche i figli, io l'ho visto per un nuovo voglio come cittadino, di vedere la nostra giornata, soddisfatto della nostra città, della nostra provincia, veniva portata alla città, diciamo ad esempio, un servizio professionale, tecnico, la mamma, è una volta che tra le tante, non che questo possa essere appannaggio per i cittadini. Bene, grazie al Presidente Visto, grazie al Presidente Pentangelo. Io volevo far conto, ma chiedo poi di fare un'ultima battuta anche al Presidente Pentangelo, perché mi sembra giusto che avrà una sua parola. Perché giustamente il Presidente Pentangelo diceva che la città nella qualità non può essere una grande opportunità per il territorio, ma può essere anche l'ennesima occasione di mancanza. Noi speriamo che questo ministro, proprio per dare senso alle parole del Presidente Pentangelo, che vuol dire che l'ulteriore passo di sviluppo e di implementazione del lavoro pubblico si determinerà tra pochi giorni, quando il Presidente sta vivendo la parte, perché il progetto prevede che utilizzando gli uffici stati di alcuni comuni della provincia di Napoli, attuali la provincia pubblica, delle telecamere, noi praticamente prenderemo delle redazioni nei singoli comuni. E quindi con la consegna ufficiale che faremo da qui a pochi giorni ai comuni di questa riforma ovviamente estenderemo anche per la capacità di intervenire tutti i comuni di Napoli che vogliono cominciare a fare per questo proprio adesso non ci sono stati i comuni di Napoli perché non ci sono stati i che può essere il giorno di Napoli Thank you.
Thank you.